Allora Lucio, siamo qui che sta finendo questo nostro bel congresso di Ginevra e io ho una o due domande con te. La prima cosa è cosa te ne è sembrato dal punto di vista del successo e anche della vitalità della CBT? Ma veramente è stato un congresso che ha risposto alle mie aspettative, anche perché è un congresso che è un po' il risultato di 20 anni di esperienza andando a altri congressi, avendo degli amici come te, altri che sono venuti e che vengono da fronti differenti. E mi diceva questa mattina James Bennellevi che quando era venuto nel 2000 al congresso del controstrivismo qui a Ginevra, gli aveva aperto lui, britannico e CBT standard, gli aveva aperto tutta una serie di nuove idee che l'hanno poi condotto a fare questo modello di self-reflection. Che sta salvando un po' gli inglesi, nel senso che loro non vogliono fare esperienza personale come terapeuta, e questo modello che James ha proposto riesce un po' a connettere gli inglesi con la psicoterapia. Tu hai visto, nel programma abbiamo avuto un trend di neuroscienza, perché chiaramente mi sembra che sia il momento di metterci d'accordo su quello che vuol Sì, dire cosa possiamo cosa. prendere da questo Che è mondo? interessante, perché non possiamo chiuderci in questo mondo, ma non possiamo neanche metterci, sai, proprio Sì, esatto, al così, nel servizio delle senso. descrizioni. Esatto. Per cui, ma il congresso c'era anche un altro punto importante che mi sembra che c'era i new development in psychotherapy. In questi nuovi sviluppi abbiamo cercato di aprire. Anche per esempio qualcosa che sta avvenendo, io qui sono stato veramente sorpreso dal numero di open paper, simposia sui internet-based treatments, Low intensity. low intensity, cioè c'è tutto un movimento del quale tu sei Sì. appassionata anche soprattutto di ricerca in psicoterapia, eccetera. Quindi ci sono delle cose che stanno muovendosi e mi sembra in una direzione che è una direzione estremamente interessante. Questa mattina seguivo. Ecco, la frustrazione è che non ho potuto seguire, andavo Certo. un po' di qua, un po' di là, ma stamattina il talk, come si chiama, Meet the Expert di Joel Swenson sull'utilizzazione del mobile, del telefonino, per fare i compiti a casa, cioè, tutte queste cose qua stanno, ecco, mi sembra che sia anche un momento un po' di fun, no? Come si dice, un Sì, po' di piacere, ecco, sì. e soprattutto l'impressione che ci sia proprio, è come se la CBT ha avuto a un certo punto, essendo stata così efficace nell'outcome per i pazienti ansiosi e depressi, ha avuto l'illusione che quell'approccio fosse bastevole per tutto. Invece poi quello che è successo è che sono arrivate nuove informazioni dalle neuroscienze e nuove informazioni incontrando pazienti diversi, più complessi, e a quel punto l'impressione è che non sia per niente morta questa società, anzi, che forse sta diventando capace per chi vuole rimanere dentro di assorbire tutto ciò che viene. Senti, sì, anche a me è piaciuto molto questo congresso, devo dire che si vede il tuo occhio aperto nell'averlo organizzato, ecco. Adesso un'altra ultima domanda che ho fatto anche a Tom Borkovec poco tempo fa. Secondo te, tra 30 anni, no? Che era la keynote di Tom, tra 30 anni come sarà la CBT? Come sarà la terapia cognitiva? Ma prima di tutto mi sto chiedendo come sarò io tra 30 anni. Dunque, Noi saremo tra 30 vecchissimi. anni io avrò 94 anni, quindi spero di essere sempre presente, ovviamente non ai congressi di BCT. La behavioral therapy cos'ha? 70 anni. La cognitive therapy ha 50 anni. Dagli anni 90, dagli anni 80, il costruttivismo, eccetera, dagli anni 90 ci sono altre scuole o altre tendenze che sono nate. A me sembra che è difficile dire tra 30 anni dove sarà la CBT, perché guarda che il mondo sta andando a una velocità. Io ho visto qua dei giovani che fanno dei lavori entusiasmanti, che sono scientificamente preparati, che cominciano ad avere anche curiosità su elementi di filosofia, elementi di storia, elementi di narrativa. A me sembra che stiamo creando
Mentre invece 10-15 anni fa si poteva aver paura di creare delle macchine da terapia breve che in definitiva poi Vanno bene per un pezzo. esatto, e che va bene senz'altro per, non so, 50, 40, 50% delle persone, ma che non risponde alla complessità del mondo. A me sembra che questi giovani stanno andando nella direzione. Con anche il riconoscimento di un certo numero di persone che erano a Ginevra, che hanno più o meno 40-45 anni e che stanno facendo un grandissimo lavoro e che creano Dei gruppi, dei delle gruppi come scuole. tu, sei stata una delle, secondo me, poche in Italia a creare questo gruppo di ricerca. Secondo me questo è veramente il futuro, però tra 30 anni posso No, lo so. magari dire tra 3 anni dove andrà, però tra 30 anni non lo so. Comunque Vabbè. grazie Sandra di essermi. Grazie. Sì, ma è vero Sì. però. Ma io trovo commovente questa cosa. Beh, noi certo, anch'io non ci sarò perché noi siamo coetanei. Però io trovo commovente questo sviluppo perché anch'io ho visto una generazione arrivare e sparire un'altra generazione. Ed è la prima volta che sono così tanto tempo in una società da vedere, di vedere questo mutamento anche sociale. E l'impressione che dei giovani è che sono meno centrati sociologicamente sul loro successo personale, ma molto appassionati di ricerca e molto vogliosi di verifica empirica di idee nuove. E questa è la cosa che anche a me è piaciuta in questo contesto. Veramente tutti nomi nuovi. Grazie Sandra, grazie. Grazie.